47esima edizione di una sagra che non tramonta mai e che continua ad essere il fiore all'occhiello in assoluto di tutte le sagre. Sì, 47esima edizione, come ogni anno il paese si presta ad attendere tutti i visitatori che verranno a Torano Nuovo, sia dall'Abruzzo, sia dalla provincia di Teramo che dalle province vicine. È una 47esima edizione nata sotto il segno di una collaborazione tra tutti i commercianti e la Proloco, visto che nei mesi precedenti c'erano state delle richieste della Proloco di collaborazione da parte dei commercianti, come mi sembra giusto. Torano ne abbiamo già discusso sia con gli operatori commerciali che con la Proloco. Praticamente devono essere garantiti il 75% dei prodotti che devono essere sia a chilometro zero che devono essere dei prodotti autoctoni, diciamo, e Torano, sia con il vino che con le salsicce e con altri prodotti, si avvicina molto bene a quella certificazione che cerca la Regione Abruzzo. Diciamo che tendenzialmente, insomma, quello che la Regione chiede, Torano tutto sommato ce lo aveva già, se non al 100% poco mancava. Sì, però è bene che la Regione chieda questi certificati non solo per la Sagra di Torano ma per tutte le sagre del territorio, che ormai ne sono una marea, diciamo, se si può usare questo termine, e quindi è giusto che vengano regolamentate. La novità più importante nell'organizzazione di questa sagra, la presenza del ASCOM Torano Paese del Gusto. Presidente, un intervento che è risultato, insomma, importante, perché quest'anno, insomma, la sagra è stata organizzata, diciamo, in maniera leggermente diversa dal punto di vista burocratico. Sì, è una novità perché dopo 47 anni praticamente i commercianti interagiscono insieme alla Proloco nell'organizzare questo evento. Siamo nella via di collaborazione, ci siamo impegnati al massimo e cerchiamo di riportare un po' di positività a questo evento in questo momento particolare che stiamo vivendo anche commercialmente. Quindi è nata questa associazione per sostenere i commercianti di questo paese, magari con altri eventi, con altre manifestazioni, altre cose. La nostra sagra è sempre una delle più seguite della zona, una delle più importanti. Speriamo che anche quest'anno confermiamo la tendenza. Diciamo, come novità non nulla in particolare, però abbiamo puntato soprattutto al miglioramento della qualità dal punto di vista culinario della sagra e anche soprattutto per quel che mi riguarda l'intrattenimento, quindi a livello giovanile e musicale.